Primo caso di contagio nell'uomo da West Nile nel territorio di competenza della US3 Serenissima. Si tratta di un paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo. Non ci sono altri casi geograficamente vicini, per cui non si tratta di un focolaio. Un caso che ci si aspettava, afferma il dottor Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione, in quanto il virus era già stato rilevato. Il dottor Selle ha ricordato la collaborazione con le amministrazioni locali per le azioni di disinfestazione preventiva e per l'attivazione di pratiche contro la diffusione del virus. Serve anche informare adeguatamente la cittadinanza perché collabori con azioni di contrasto.